Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione, una seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare il giorno del ricordo, istituito al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Di seguito tutti i contributi dal Palazzo del Pegaso, con in testa il toccante ricordo del professor Guido Giacometti. In Toscana esistevano dei grossi campi profughi che sono stati soprattutto a Laterina vicino Arezzo, a Firenze, poi a Lucca, Pisa e Carrara, ma poi ne esistevano anche più piccoli che io ho scoperto andando a fare delle celebrazioni per il giorno di ricordo a Pistoia, di tipo un po' diverso. Per esempio i Vigili del Fuoco di Pola si sono trasferiti, non so se tutti, ma in larga misura, e sono stati inseriti nella forza dei Vigili del Fuoco di Pistoia, e lì hanno insediati una specie di piccolo campo, insomma, di insediamento a Ponte Abugiano, eccetera. Quindi ce ne sono parecchi, ci siamo sparsi un po' per tutta l'Italia, e un buon numero, credo circa 70.000, anche all'estero, ovunque, fino in Australia e così via. E perché c'è stato l'esodo? Allora, tutte le storie possono essere molto complicate e anche molto semplici. La cosa fondamentale, come ha detto Churchill, è caduto una cortina di ferro che è partita da Stettino sul Baltico fino a Trieste sull'Adriatico. Quindi noi siamo stati gli unici di lingua italiana che siano rimasti in massa al di là della cortina di ferro. E come da tutti i paesi in cui c'è il comunismo, la gente cerca di andarsene. Noi abbiamo avuto un privilegio, che il trattato di pace, l'articolo 19, prevedeva che quelli di lingua d'uso italiana potessero andare via. È chiaro che questo non era una, era per, diciamo, è un'addizione che permetteva soprattutto all'autorità di giocarci. Quindi in alcuni casi la gente è andata via tranquillamente, perché tendevano a cercare di evitare, in tutti i paesi di questo tipo, che la gente andasse via. E quindi magari autorizzavano il marito e non la moglie, i genitori e non i figli. Però insomma, poi anche lì c'era il problema, ma chi erano gli italiani? Eravamo situazioni estremamente miste, gente che si era sposata, matrimoni misti, non erano due tribù diversi, è semplicemente è come se ora qua a Firenze ci fossero alcuni che parlano un dialetto e altri un altro, quindi non c'erano differenze significative. E quindi con quella formula tanti hanno avuto anche difficoltà ad andare via. L'Italia ha fatto quello che poteva, perché in quella situazione accogliere centinaia di migliaia di persone non era semplice. Io ricordo, poco tempo sono stato in campo profughi, erano questi enormi stanzoni di caserme in cui ogni famiglia c'erano dei fili tesi da una parte all'altra e delle coperte che dividevano. Allora, per un ragazzino come me era quasi divertente correre tra fare il nascondino, ma immaginate una famiglia in cui si trovava lì, non poteva per esempio cucinare, dovevano andare alla mensa comune, mangiavano seduti sul letto perché c'era lo spazio per i letti, per la famiglia e basta. 10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra. Questo è il motivo per cui
si ricordano la tragedia, i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni, e le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del presidente Mattarella, che lo scorso anno, insieme al presidente sloveno, mano nella mano, la potenza di quel gesto, no? Mano nella mano, ci ha mandato un messaggio forte, che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato, e oggi qui faremo in Consiglio regionale esattamente questo, perché la memoria, il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. La giornata del ricordo, istituita con legge il 10 di febbraio, oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale, perché è una testimonianza fondamentale, quello della memoria, perché gli italiani sappiano quello che è accaduto, che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti, gettati in queste cavità carsiche dette foibe, e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo, appunto, di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'Inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata, in un'epoca di pace, comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venire via, e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi, che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti, furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata, fra questi italiani che venivano dai confini nordorientali. E devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio a Laterina, il più grande campo profughi istria-dalmata che vi sia nella nostra Toscana, come il nostro pensiero a quello che fu come accoglienza Calambrone, naturalmente, appunto, Laterina che ho citato. Assolutamente importante la giornata odierna, come ogni giornata di celebrazione a partire dal giorno della memoria, giornate nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente, sui pericoli che, se dimenticata, possono incorrere anche nell'attualità che viviamo. In particolare oggi, devo dire, abbiamo assistito a due interventi molto alti, molto interessanti, di Toni Capuozzo, di Guido Giacometti, e con le conclusioni del presidente Gianni, che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante, e comunque la lezione di fondo, che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute. Sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni, assolutamente da contrastare, comunque avvengono, e quindi questo ci richiama anche a una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi, e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo, ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana. Giornata del ricordo, una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità, non soltanto della Regione Toscana ma del nostro Stato. Sono quelle giornate importanti, fondamentali, che consentono di stringersi intorno
al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi innocenti, e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale, e credo che questo sia importante ogni anno, che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie come l'Olocausto, Auschwitz, e in questo caso quello che è stata la pagina delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo. Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliana, Giuliano Dalmata, l'ingegner Giacometti, che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma degli esodi, il dramma di quella che tutta è stata veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche, e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo, perché così come per la memoria, anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo a volte commenti, ma anche comunicati, che non mi piacciono per niente, e questo lo devo dire con molta chiarezza. È una giornata importantissima, perché non era scontato fino a pochi anni fa, non era scontato in Toscana, per tanti versi non è scontato nemmeno oggi, perché assistiamo a troppe manifestazioni che in qualche modo vorrebbero ancora mettere in dubbio o negare l'importanza di ricordare la tragedia dei Fratelli d'Italia vittime delle foibe, quelle migliaia di donne, di uomini, di bambini, di ragazze che furono violentate, stuprate, uccise, infoibate, non per altro se non per il fatto che erano italiane, che erano italiani, e per questo motivo era sufficiente appunto dargli la morte atroce come gli fu data appunto nelle foibe carsiche a pochi centinaia di chilometri da noi. Quindi è importante ricordarlo, è importante appunto avere una giornata nella quale si ricorda la tragedia delle foibe, si ricordano i Fratelli d'Italia martiri delle foibe. L'importanza è indiscutibile, anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato. E anche quando è stata istituita la giornata del ricordo, poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione, ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione, e questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita, come deve essere. Io credo che, seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali, istriani, dalmati, che hanno vissuto il dramma delle foibe, sia, come dire, un segno di civiltà, come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che, al pari dell'Olocausto, ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo.